Dopo 22 anni è iniziata la demolizione dell'ecomostro di Cascina Grande, albergo costruito per i mondiali di calcio Italia 90 ma mai completato. Un edificio di 7 piani, circa 180.000 metri cubi di cemento, simbolo della speculazione e dello scempio urbanistico milanese. La scelta della demolizione è stata approvata il 18 novembre scorso dall'amministrazione comunale. Tanta la soddisfazione dell'assessore all'urbanistica Ada Lucia De Cesaris e del sindaco Giuliano Pisapia presenti all'apertura dei lavori. Oggi quest'area, alla fine della demolizione, viene riassegnata al Parco Sud nella sua vocazione agricola. Restituiamo alla città un territorio che oggi è sommerso e violentato da un ecomostro, ma che domani sarà con un grande parco agricolo a disposizione di tutti i cittadini. L'inizio della demolizione, che durerà in tutto 5 mesi, è stato accolto dall'euforia e dagli applausi degli attivisti di Legambiente, da molti anni impegnati in battaglie per il ripristino delle aree verdi in città.